Anna Agrigento nella Biblioteca Lucchesiana ha presentato il volume di Piero Melli, Pirandello e il fascismo, dibattito coordinato dal professor Marcello Saia, direttore del corso di laurea in mediazione linguistica e culturale Agora Mundi, la scuola che ha organizzato l'evento. Pirandello bisogna prenderlo per i documenti, per gli atti che ha fatto, per le sue manifestazioni verso il fascismo e ce ne sono tantissime. E in questo libro io porto molti documenti inediti e molti riscontri oggettivi che fanno pensare che Pirandello fu fascista dal 1924 fino alla morte. Tant'è vero che la sua tessera, l'ultima tessera, è del 1936 e questa tessera si trova al museo. Alla Casa Museo di Pirandello è esposta. Quindi ha preso ogni anno lui rinnovava la tessera, anche quando era all'estero. Si trovava a Berlino, si trovava a Parigi, in volontario esilio, e partecipava praticamente anche alle manifestazioni che faceva il Partito Fascista là, nella Casa del Fascio, oppure nelle varie ambasciate. Pirandello partecipò ininterrottamente alla vita politica, anche se ebbe qualche risentimento, anche se ci furono qualche delusione, ma sono cose che capitano sempre, no? Però l'ideologia lui la tenne ferma e Mussolini fu il suo mito dal 24 fino al 1936. Devo dire che è un enigma perché le dichiarazioni che lui ha fatto in tutti i tempi sono assolutamente inequivoche. Ma se tentiamo di capire quello che c'era nella testa di Mussolini e quello che c'era nella testa di Pirandello, troviamo un abisso. E non è possibile decifrare questa cosa in maniera univoca. Si tratta di capirne molto di più. E questa mattina abbiamo convocato i massimi esperti di Pirandello, voglio dire, in Europa, e sono qui a discutere. Io sono l'unico storico e porrò questo problema ai letterati perché sono quelli che possono analizzare di più sotto il profilo critico la sua produzione e probabilmente a dirci qualche cosa di più rispetto a questo grande enigma di Pirandello e il fascismo. Anche se lui si è dichiarato, noi abbiamo poi tante altre dimostrazioni che possiamo confutare l'affermazione. Basta leggere le sue opere. Dobbiamo leggere tutte le sue opere per poter capire meglio qual è l'affermazione. Pirandello è l'erede di una tradizione liberale, risorgimentale, nazionale. E è facile dall'elemento nazionale passare a quello nazionalistico. Accade a tanti nei primi del Novecento. Il nazionalismo è in questo senso l'incubazione del fascismo. E quindi non deve meravigliare tutto questo. Semmai bisogna capire perché Pirandello aderisce, come tanti altri, al fascismo, ritenuto in quel momento il toccasana, la risoluzione dei mali dell'Italia. Se non si capisce questo, non si può capire questa adesione che verrà poi smentita dall'arte stessa di Pirandello. E chi lo dice? È proprio Benito Mussolini, negli ultimi mesi di vita. Rilascia un'intervista a un giornalista francese in cui dice che, parlando della cultura italiana, Pirandello gli dovevo molto, ma ho sempre sentito che la sua arte era per noi improducente. Si pensi, il duce, il capo del fascismo, che capisce che Pirandello non serve, perché Pirandello va oltre. Pirandello e il fascismo, cioè il periodo in cui lui visse. Poi la sua adesione al fascismo e al regime fascista la sappiamo tutti sicuramente, ma la cosa più interessante è come lui visse e produsse la sua opera e la sua poetica dentro quel contesto che da un punto di vista ideale, come dire, lui non lo ha mai rifiutato.